Certo, in Veneto ci sono 421.000 imprese, quindi c'è una presenza veramente universale all'interno del nostro territorio di piccole e medie imprese. E spesso queste piccole e medie imprese, vuoi per motivi esterni, vuoi per la crisi energetica, vuoi per la crisi del credito, eccetera, vanno in difficoltà. E allora noi dobbiamo essere capaci di assistere, essere a fianco di queste imprese affinché non cedano alla tentazione magari di un usuraio, che magari non cedano alla tentazione di vendere la propria società, la propria azienda, magari a soggetti provenienti dalla criminalità organizzata, quindi il riciclaggio del denaro sporco. Ed è per questo che noi stiamo facendo formazione nelle scuole, stiamo facendo formazione negli enti locali attraverso la polizia locale, stiamo investendo risorse, la regione è molto impegnata su questo fronte per far crescere l'attenzione e fare in modo che questi fenomeni vengano ridotti al minimo. Contro i rischi crescenti, la regione, in collaborazione con l'Osservatorio regionale per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e il supporto di Union Camere del Veneto, hanno organizzato una serie di incontri partiti da Padova anche con docenti universitari come il professor Mario Bertolissi e il professor Riccardo Boscari. Oggi si parla di mafia 3.0, si parla di mafia dei colletti bianchi, ecco, e proprio perché attraverso queste operazioni di riciclo sostanzialmente di capitali illeciti, la mafia, in particolare le altre organizzazioni criminali, scoprono, come dire, anche loro i vantaggi della globalizzazione e possono godere di vantaggi della globalizzazione, le tecnologie, la finanza, eccetera. E quindi ecco che vanno a compenetrarsi con il tessuto sano, creando aree grigie o grigie nere che evidentemente vanno a falsare il mercato. Solo un mercato legale è garanzia di trasparenza e di libera concorrenza. Da qui un impegno che le Camere di Commercio ampliano a vari settori, dal mondo della scuola alla messa a disposizione dei vari enti dei propri database. Ma il sistema camerale mette a disposizione le sue banche dati, che sono copiosissime e molto importanti, a tutte le forze dell'ordine con un supporto notevolissimo, non esente da ricadute anche economiche importanti per il sistema camerale, che però le affronta volentieri perché dal nostro punto di vista non sono costi ma sono investimenti proprio nella direzione di ottenere un mercato, come dicevo prima, più sano, più libero, più trasparente e quindi di prospettiva per tutte le imprese.